Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Oggi vedremo una cosa un po' così leggera. Oggi è leggera e per tutti, davvero, per tutte le tasche. Oggi vedremo questo piccolo pacchettino che contiene una clessidra fatta con dei LED al posto che con dei granelli di sabbia. Insomma, una clessidra a granelli di LED. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare, vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni su quanto vedrete nel video, per cui link per dove trovare l'oggetto ed eventuali altre informazioni, tipo il manuale di istruzioni, eccetera, eccetera. Quindi, dicevamo, una clessidra, come voi sapete, è un oggetto che ha due specie di ampolle di vetro con una parte che si riduce tantissimo, riempita di sabbia, e in questo buchino piccolino la sabbia scorre in maniera molto lenta perché appunto il buco è molto strettino e un granello alla volta passano fino ad arrivare dall'altra parte e riempire l'altra parte della clessidra. E questo, a tempi che furono, serviva per contare il tempo. Era un metodo per stabilire delle tempistiche. Oggi con i LED vedremo di fare una cosa molto simile. Quindi avremo due sezioni piene di LED, dove alcuni LED sono accesi e piano piano, scendendo, si accendono i LED dall'altra parte. E girando la clessidra si ricomincia il ciclo per fare questa tempistica, questa attesa di questa tempistica. Il kit è molto semplice, non ha un granché di componenti, non ci sono componenti SMD e quindi è davvero alla portata di tutti e costa anche veramente pochissimo. Vediamo un po' cosa contiene il kit. A parte una certa quantità di LED, neanche tanti, quindi ci si rilassa appena appena. Questa è la versione con i LED blu, esiste con varie versioni di colore. Abbiamo un bel po' di resistenze, tutte da 330 ohm, vedo già dal colore, una sola resistenza di un altro tipo, abbiamo un condensatore, alcuni connettori che servono per collegare i due circuiti stampati, perché ne abbiamo ben due, uno per i LED e uno per tutta la parte elettronica di controllo di questa clessidra. Abbiamo tutta una serie appunto di connettori, abbiamo alcuni circuiti integrati, un interruttore, un condensatore elettrolitico, un sensore di posizione che servirà appunto per far riconoscere alla clessidra il senso in cui è orientata e un trimmer per la regolazione, presumo, del tempo. Abbiamo delle istruzioni che sono molto dettagliate ed è ben spiegato tutto in maniera proprio ineccepibile, quindi anche qua per esempio come si identificano le polarità dei componenti, anche l'interruttore ha una polarità, come vanno montati, insomma, e c'è anche tutta la sequenza di montaggio che noi andiamo a rispettare. Ora la metto qua in modo che voi non dia fastidio qua mentre operiamo, e quindi si comincerà con la scheda di controllo, dove dicono il primo componente da montare è una resistenza da 1 mega ohm che va montata in questa posizione qua dove c'è scritto 1M, che sarebbe poi la R31, e poi semplicemente le istruzioni dicono tutte le altre resistenze sono da 330 ohm e sono queste. E quindi non possiamo sbagliare in alcun modo, sono un bel po', e adesso le piazziamo praticamente tutte così le saldiamo direttamente. Come sempre, anche in queste istruzioni, i primi componenti da montare sono sempre quelli più bassi. Sono un bel po' di resistenze però. Cominciamo a saldare quelle su un lato. Ok, adesso montiamo anche tutte le altre resistenze dall'altro lato. Saldiamo intanto queste. Ultimiamo di inserire le varie resistenze. Ormai abbiamo quasi finito. Un sacco di resistenze. Le istruzioni poi dicono di montare il condensatore elettrolitico, che è questo qua.
assicuriamoci della polarità. Il P più lungo è il positivo e va messo qua dove c'è scritto più. Qualora il condensatore non avesse il pin più lungo, sulla fascetta qua laterale c'è indicato il negativo e va montato qua dove c'è questa parte tutta a righine. E quindi inseriamolo in questo modo. Poi dicono di montare il sensore di posizione, che è questo oggettino qua, piccolissimo, e va montato a 90 gradi. Va inserito in questa posizione e va piegato a 90 gradi, così. Saldiamolo. Poi dicono di montare il trimmer, facendo attenzione perché il trimmer va montato sul lato opposto della scheda, quindi va in questa posizione. Poi dicono di mettere l'interruttore, facendo attenzione alla polarità. Qua sotto, vedete, c'ha una specie di buchino qua. Questo buchino va inserito qua dove è indicato con questo quadratino qua. Quindi va messo in questo modo. Sempre dal lato opposto della scheda dove c'è il trimmer, dove abbiamo appena messo il trimmer. Poi montiamo il condensatore da 2,2 nanofarad, che è qua, è l'unico ceramico che c'è, quindi diciamo non possiamo sbagliare. E poi i circuiti integrati. Ci sono due 4015 e un 4069. Cominciamo a saldare il 4069, che è in posizione qua 1, dove c'è scritto 4069. I circuiti integrati vanno saldati rapidamente. E poi i 2.4015. Mi sono dimenticato di dirvi prima di fare attenzione alla polarità, ovviamente. Questi vanno inseriti in un senso ben determinato e lo si vede da questa tacchetta che è qua disegnata, che deve corrispondere con la tacchetta presente proprio sul circuito integrato, uguale identico a come è disegnato. Anche i circuiti integrati sono stati montati e ora viene indicato di montare questi connettori. Ne montiamo uno alla volta, tenendoli ben allineati in modo che venga perpendicolare. Quindi saldiamo un solo pin e adesso con il dito ci aiutiamo e lo teniamo ben appoggiato. Stessa cosa con tutti gli altri quattro. Diciamo che la scheda è completata. Tutti i componenti sono assemblati e saldati e ora possiamo passare alla seconda scheda, quella con i LED. Allora, questa scheda ovviamente è molto molto più semplice perché vanno solo saldati i LED, assicurandosi di metterli con la giusta polarità. Come potete vedere, ci sono molti indicatori su questo circuito che vi danno un aiuto su come vanno montati i LED. Quindi il pin quadrato è il positivo ed è quello che qua corrisponde al pin più lungo del LED e quindi già questo sarebbe il primo indicatore. Il secondo è questa tacchetta piatta e corrisponde a questa tacchetta piatta che il LED ha. Magari lo vedete poco qua, ma ce l'ha anche lui e quindi veramente non potete sbagliare. I LED sono tutti dello stesso colore, quindi si inseriscono tutti qua dentro e poi dopo li saldiamo. Allora, i LED sono tutti appoggiati sotto, quindi cominciamo a saldare un pin di ogni LED. Non saldiamoli tutti e due, perché dobbiamo anche verificare che siano correttamente dritti e con un solo pin saldato riusciamo facilmente a raddrizzarli. Sono tutti storti, vedete, e quindi uno per uno adesso, con l'aiuto del ditino, li mettiamo bene a battuta. E ora sono tutti dritti, perfetti. E ora andiamo a saldare l'altro pin, così
li blocchiamo e facciamo la saldatura definitiva. I LED sono tutti montati e ora vanno montati questi connettori. Per farli stare in dima perfetti, li inseriamo qua e poi saldiamo i connettori direttamente nella loro posizione, così sicuramente sono corretti e in dima con i connettori sotto. Così le due schede sono accoppiate e ora saldiamo questi. Ora adesso abbiamo le due schede completate e finalmente le possiamo unire e mettere al loro posto. Allora, come si uniscono e qual è il loro senso di unione? Vediamo se si capisce da queste istruzioni. È molto chiaro. Eccole qua. Dicono di mettere i punti A e B accoppiati con i punti A e B sulla scheda sotto. Quindi vanno montate in questo modo. Ed ecco che la nostra clessidra è stata ultimata. Manca solo una cosa. La clessidra va alimentata a 5 volt e quindi diciamo non è proprio semplicissimo farla andare a batterie, è probabile che funzioni anche a 4,5, quindi con 3 batterie da 1,5 volt si riescono a far andare. Diciamo che qua avrebbero potuto fare un portabatterie eccetera per farla funzionare in modo autonomo con la batteria, però loro dicono collegare 5 volt a questi due fili dove c'è scritto più e meno qua DC, c'è scritto guarda 4-5 volt, quindi vanno sia va 4 volt 5 volt, quindi con 3 batterie si riesce a far andare. Bisogna mettere dietro un piccolo portabatterie per 3 mini stilo, anche se sono un po' grossine, oppure dicono potete usare facilmente anche il segnale preso da un USB. E noi andremo proprio a fare così in questo momento per semplificare la cosa. Come facciamo? Prendiamo un qualsiasi cavetto USB di quelli che vi avanzano, che avete ributtato in un cassetto, lo tagliate e recuperate i due fili rosso e nero ed eliminate il filo verde e bianco qualora ci fossero. E attaccate ovviamente il rosso dove c'è il più e il nero dove c'è il meno. A questo punto la nostra clessidra è pronta per funzionare. Ora la collegheremo a un USB e vediamo che cosa fa. Ma prima faccio un po' di ordine. Ok, ecco qua tutto ultimato, pronto per il collaudo. Ho attaccato già il cavo all'USB. Spegniamo un attimo la luce per vedere un po' meglio e cominciamo a vedere che cosa succede. L'accendo. Ok, come vedete tutta la parte sotto della clessidra è illuminata semplicemente perché tutti i granelli sono andati giù. Ora ruotiamo la clessidra e vediamo cosa succede. Ecco che uno alla volta i granelli scendono, non c'è un grande effetto di granello che cade, però insomma si svuota la parte superiore e si riempie la parte inferiore. Riproviamo a girare. Il trimmer che c'è dietro serve per regolare la velocità con la quale la clessidra opera. Adesso è alla massima velocità e dura circa un paio di secondi. Così vedete velocemente l'animazione che fa. Oppure potete regolarlo molto più lento per fare un tempo molto lungo. Qualche minuto. Adesso l'ho messo molto più lenta, vedete che i LED si accendono molto più lentamente, quindi la sabbia, diciamo i granelli di LED cadono piano piano dall'alto e vanno verso il basso. Una volta regolato correttamente potete avere il vostro tempo. Magari vi serve avere un determinato tempo prefissato, non so, abbiamo un'ora per fare una certa cosa, lo regolate in modo da avere un tempo di un'ora, ve la mettete lì, girate e lei parte col suo tempo, e quando vedete tutti i LED così, che sono andati tutti ad accendersi quelli in basso, l'ora è passata. Bene dai, non sarà un oggetto di utilità incredibile, ma sarà sicuramente un buon oggetto per fare tanta bella esercitazione sulla saldatura. Qua abbiamo parecchi componenti da saldare in modalità tradizionale, quindi saldabile per tutti, non ci sono componenti SMD strani, complicati da saldare, sono veramente molto semplici,
perché sono quasi tutte resistenze uguali, tutti LED, insomma le istruzioni sono molto chiare. Io direi che questo è veramente un oggetto adatto a tutti per fare una buona esercitazione su quello che è il discorso delle saldature, e tutto sommato fa il suo, nonostante sia una cosa molto molto semplice. Ma noi ci accontentiamo anche di cose molto semplici, perché ci siano un po' di LED e quindi ci diano subito l'impressione che questa cosa stia funzionando, e quindi abbiamo l'immediato feedback del funzionamento di questo oggetto senza dover attaccare strumenti o altro. Lo alimentiamo, se i LED fanno quello che devono fare sappiamo che sta funzionando e che abbiamo fatto un buon lavoro. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Ricordate di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, rilassatevi saldando dei LED. Ciao ciao!